Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video sono arrivato ad Osum e ovviamente non sono mancati i problemi. Mi hanno subito ordinato di andare a sconfiggere due mostri che stanno causando problemi al villaggio, perché ci sono le sabbie mobili e sono proprio i mostri a farle comparire, ma non i mostri che abbiamo sconfitto. Dovrebbe esserci un Cephadrom, o Cephadrom, chiamatelo come più vi aggrada, che sta causando queste sabbie mobili, però è sicuramente infetto con il flagello nero, quindi cosa bisogna fare? Ma ora è comparso una specie di scienziato pazzo con il suo apprendista che parla con la zeppola, quindi l'ho caratterizzato benissimo, e hanno un Barrot che segue i loro ordini. Ora, questo Barrot sembra essere andato a sconfiggere il flagello nero, il mostro che è contagiato da flagello nero, ma sicuramente non se ne farà nulla e quindi toccherà a noi, ovvio. Ah, ma no, di qua è l'altra uscita del villaggio. È solo un'altra uscita. Ah, che strano. Perché mi fanno attraversare allora questo mostro gigante, queste rimanenze di un mostro gigante? Wow, davvero bello. Possibile che sia questo il mostro che dicevano essere enorme? Ma perché corre lo Yankut Q? Non ho il drift, eppure corre. Anche perché non dovrei avere il drift su questo pad, che è un pad pro, quindi boh. Allora, qua ci sono un po' di Cephalos che danno problemi. Non credo di dovermi avvicinare troppo a questo coso. Invece sì, devo per forza avvicinarmi abbastanza. Pensavo di fare il giro, sai. Sembra che siamo arrivati prima di Manelgar. Ah, si chiamava Manelgar? Scommetto che quel folle di un dottore ne sta combinando una delle sue. Quando lo vedo mi si rizza il pelo come se non ci fosse un domani. Brutto segno. Mi credi, vero? Grazie, Sacio. Attenzione, un Cephadrom! Cavalchiamo! Facciamo vedere a tutti il potere della nostra amicizia! Bello, è un pesce martello allora. Lo attacco con la velocità. Sì, e sì, è così che vinciamo. Con la velocità. A parte che non attacca, mi ha attaccato il mio mostri. Mosti, come l'ho chiamato. Lama paralizzante. Dai, attacco doppio. Doppio colpo e via. Yeah. Bene, bene. Ah, non ha... Ah. Yankut Q. Che stiamo facendo, Yankut Q? Mio Dio. Ok, ora attacca anche lui perché aveva fatto pungiglione, quindi è una specie di tecnica. Cioè, non tecnica, ma status, abilità. Oh cielo, si è nascosto? Si è nascosto! Oh noiz! Oh noiz! In sella assolutamente, siamo a livello 1 ancora. E attacchiamolo con la velocità! E prendiamo un bel po' di... Oh, livello 3, abilità, legame allora! Dai, un bel 500ello a livello 3 lo facciamo. Poi sta a terra, è indebolito, no? 315, va bene, va bene, va bene, lo accetto. Pungiglione. Ok, si arrabbia, sta a metà vita allora. Sta accumulando energie. Ho tolto la cote, ho tolto? Ah. Aia, perché ho tolto la cote? Va bene, va bene. Ah, cavolo. Non l'ho controllato, ecco perché. Stavo cambiando, per sbaglio ho messo le bacche. Va bene. Combattiamo allora. Niente. Perché ovviamente è mancato, sta sotto terra, è maledetto. Allora, amico mio, però tu devi darti una calmata. Mosti, fammi una bella palla di fuoco. Così gli facciamo capire chi è che comanda qui, in questo deserto. Buono. Soffio delle sabbie. Va bene. Dovrei preoccuparmi? No. Non è abbastanza legale. Bene. Ottimo. E ok, testa a testa. Vinco io, ma mi fa un bel danno? Abbastanza, abbastanza. Ok, lui fa pungiglione, quindi si va a nascondere.
Spero di riuscire a tenerlo, perché se poi lo tengo... Oh cavoli, fa male. Faccio l'abilità legame subito, così ci sciogliamo e vediamo che roba succede. Ok, ok, fatto. Wow, top. Toppissimo proprio. Radiant soffio di fuoco. Sta a livello 15 Radiant, non male. Buono, 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 mi piace. Evviva, ecco il potere del legame. Le sue abili si sono fermate. Pare che la causa fosse il Cefadrome. Magnifico, ora possiamo entrare nel villaggio Albarax. Che però, se posso permettermi, mi sembra contaminato, Accidenti a quel ficcanaso di un Rider. Quel moccioso non ha alcun diritto di interferire con la mia nobile ricerca. E c'è questo che può fare una vita per aiutare i legami forti. Cosa? Ovviamente ne ho forti quanto i tuoi invisioni, il tuo manica, signore. Si intende, dobbiamo solo dimostrare al mondo ignorante la mia grandezza. Che fracasso, potresti zittirlo cortesemente? Cosa? Strano, il pulsante non funziona. Maledizione, che brutto momento per un guasto ai comandi. Sbaglio o avevo detto che avremmo dovuto affrontare anche lui? Mi pare di averlo detto, no? Questo sicuramente è violento, quindi vado di velocità. Anche se fa barriera di fango. Continuo ad attaccare. Cosa fa? Calcola tu. Ok. Sta riflettendo. Eh sì, dai. Ovviamente. Quindi... Potrebbe essere che è tecnico lui. Cambia la sua resistenza, sì. Seriaccio. Tranquillo Yanku. No, ancora... Allora, sono quasi sicuro che se io ora faccio velocità, lui fa tecnica. Scommettiamo, perché è così, no? Cioè, dai ragazzi, non prendiamoci in giro. Cavoli che male. Ah no, era Yanku 2, ok, mi sembrava. O fa tecnica o velocità, una delle due. Ho capito però. In sella, vai. Bagno di fango. Bart 2.0 tra l'altro. Beh, al turno dopo l'avrei attaccato con il legame, quindi probabilmente avrei comunque vinto. Cosa pensate di fare? Fatemi da parte! Vi ho appena salvati. Non ostacolatemi! Hai fatto anche troppo! Questo povero Bart non riesce più a muoversi! Sei tu, Cheval? Le minacce vanno eliminate, senza eccezioni! Segui ancora il codice del Rider. Che ingenuità! Magari non la penseremo mai allo stesso modo. Ma se sei davvero un Rider, dovresti pensare a fermare Flagello Nero. Cheval è una persona completamente diversa. Quindi è amico vostro? I mostri sono una manifestazione di doni della natura. È doveroso da parte nostra mostrare loro il dovuto rispetto e gratitudine. Manipolarli, in qualunque modo, è un abominio. Frena, capo!
Questi rider non sono come tizi che hanno preso il controllo di questo Barrot. Io voglio crederti, Roberto. Perché ti fidi tanto di loro? Perché vedo che hanno uno scopo. L'ambiente sta cambiando e la popolazione dei mostri è crollata. Ma ora abbiamo qualcuno che cura e si preoccupa dei mostri. Credo che i rider siano la chiave per evitare il disastro. Non sono convinta, a me sembra che siano loro a causare il disastro. Hai detto rider. Roberto, deduco che sei in disaccordo con il pensiero di Fali, è corretto? Beh, cioè, non so che pensare, ma secondo me è presto per condannare questi ragazzi. Che ne dici, Ryder? Puoi mostrarci cosa sai fare? Roberto! Andiamo, è ora di provare che possiamo essere eroi! Finalmente hai raggiunto il villaggio di Albarax e lì ti aspetta il demonio nero, un Diablos infetto. Ti prospetta una battaglia diversa dalle altre e tu dovrai dimostrare tutto il tuo potere di Ryder. Allora, calmiamoci un attimino. Capace che ci perdo pure. Villaggio di Albarax. Ah, ma così proprio? Wow. Qui niente? Wow. Particolare. È tutto avvolto dal flagello nero. Beh, non c'è molto che possa fare se non andare direttamente alla causa e sconfiggerla. Guarda qua. Ehi, ma che deviricio sta succedendo qui? È il flagello nero. L'intero villaggio è stato corrotto. Allora, questo è il flagello nero, eh? Attenti! Pare che il demonio nero in realtà sia un Diablos! Sembra avere intenzioni serie, ma anche noi le abbiamo! In sella! Ma che roba è questo? È davvero grosso! Coda te... Oh cavoli, anche la coda! Secondo me la coda è uno dei punti da colpire. Ok, non fa troppo male rispetto agli altri mostri che abbiamo già combattuto. Colpo feroce. Bravissimo, Yankutku, bravissimo! Punta la coda, Tato. Punta sempre la coda per ora. Vabbè, oppure punta quello che vuoi. Perdiamo le forze, cosa? Dobbiamo indebolire il flagello. Sì, per quello voglio rompergli la coda. Wow! Allora, lui attacca tutto, attacca. Io mi recupero un po' di salute perché, ragazzi, ha fatto un male voglia. Vai, ancora vinta, ok. Grande Yankutku! Se mi dici che posso attaccare anche la coda, io attacco la coda perché mi sembra la cosa più logica da fare, no? Cielo. Lo curo. Almeno siamo carichi. Usa frusta, ma... Tecnica? Ah, perché si è indebolito il botto? Ecco, oh, vedi, come ha perso la coda, si è indebolito.
Non importa, non importa, Tato, non importa. Ti rifarai ora. Mosti, palla di fuoco sulla testa e oggetti, ti curo con la pozione. Eccola qua. Vai. Oddio. Non è che hai recuperato poi molto, ma... meglio di niente. Aia. È la nostra occasione, sì. Colpo QTQ e pozione assolutamente, perché... avrei la mega pozione in borsa, però non l'ho equipaggiata, perché vabbè, non mi sembra ancora il caso, visto che non ho abbastanza punti salute per poterla sprecare. Vai, perfetto. Grande! Un giglione violento, no, si nasconde. Allora, amico mio... ti curo con la pozione, amico mio. Spero che ti basti per un turno. Lui fa attacco potenza. Il mio mostro. Ora no. Tu farai beccata curiosa e ti ricarico ancora una volta. Ora ci siamo. E velocità. Vai. Bene così, amico mio. Ok, terra. Abilità legame livello 3. Vai. Quindi questo non posso caricarlo, a quanto pare. Mi pare, mo non vorrei sbagliarmi. Ah. Un giglione, eh. Tempra di ferro, miglioro la difesa. Perché poi attacca proprio critico. E non è servito a niente. Ah, doppio, certo. Certo. Però io attacco doppio. Ma ci picchia. Mosti, beccata curiosa, io cerco di recuperare la salute. Ok, ce la faccio. Perché dovrei essere più lento a causa di... a causa dell'abilità, ma a quanto pare, forse essendo andato KO non me la conto. Ok, lui fa ancora attacco potenza, ottimo. Aia! In sella. Un giglione violento, ok. Abilità, raga, oddio, ho fatto tecnica. Meno male che non ho fatto velocità. Meno male. Allora, oggetti. Essenza vitale, che se ci manda KO un'altra volta è finita. Quindi prendiamola. Ok, vinciamo noi, grande Yankutq. Mamma mia ragazzi, che bella sta sfida. Tosta al punto giusto. O no, niente, non cede, eh. Mosti, beccata curiosa. E oggetti pozione sul mio Mosti, vai. Me ne sto finendo. Ancora a terra. Abilità legame, vai. Cielo. Quanto? Quanto ci vuole ancora? Sta accumulando energia, ho capito, però... se riesco a resistere, certo.
No, perché tecnica hai fatto? Oh, santo cielo. Oh, arcipicchia. Come l'altra volta, la tua pietra dei legami brilla. Ha cambiato colore, la purificazione l'ha attivata. Lo vedi, Sheval? La nostra amicizia ha salvato la situazione! Avete sconfitto un diavolo, se non montatevi la testa. In tutto il mondo c'è ancora gente che soffre per il flagello. Ogni giorno significa una nuova tragedia, non lo capite? Sappiamo cosa sia il flagello perché sta divorando il mondo? No! Ma sappiamo che ha attaccato casa nostra e che deve essere distrutto. Sheval non deve affrontarlo da solo. Potremmo fare di più lavorando insieme. Taci! A che servite voi? Ho perso tutto. Posso fermare il flagello senza di voi. Mi bastano la mia forza e la mia volontà. Abbiamo finito. Rider, che seccatura. È cambiato. È cattivo perché ha perso la famiglia, giustamente. Però il risentimento se l'è divorato a quanto pare. Speriamo che possa tornare a essere il ragazzo solare che era una volta. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Abbiamo sconfitto ovviamente un Cephadrom, che è la forma più potente di un Cephalos, ed era afflitto dal flagello nero, quindi un nemico forte. Ma il Diablos, mamma mia, il Diablos, si chiama Diablos, non è che potessi aspettarmi altro. E tra l'altro è anche un boss, visto che abbiamo cambiato la pietra del legame, è cambiata perché abbiamo purificato tutto quanto il villaggio. Insomma, è andata piuttosto bene. Ma per questo video è tutto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao.